Cari strimpellari, se penso ai più grandi assoli di chitarra di sempre, sicuramente in mezzo ci infilerei Highway Star, l'assolo di Highway Star. È un assolo molto difficile, infatti non so se mi è venuto benissimo nella demo di questo assolo, però ti spiegherò come suonarlo, che è quello l'importante. E soprattutto per chi non è ancora ai livelli di poter provare a fare questo assolo, comunque provate a studiarvi delle piccole parti di questo assolo, perché potrebbero essere degli ottimi lick da inserire nelle vostre improvvisazioni. Quindi è un concentrato di bellissime frasi questo assolo, e quindi ti chiedo comunque di studiarlo e di studiare le varie parti, magari con un tempo molto più lento, però ti chiedo comunque di studiarlo perché ci sono delle cose molto interessanti. Ovviamente la chitarra abbiamo Richie Blackmore per questo assolo, che abbiamo già visto per esempio sul riff di Burn, sul riff di Smoke on the Water, tutorial che abbiamo visto precedentemente. Ovviamente se parti da zero non puoi suonare subito questo assolo, quindi ti chiedo di andare su chitarrafacile.com, che trovi il modo per imparare le basi in modo molto facile. Se invece hai già le basi, però vuoi imparare a fare un po' di solistica, ok, quindi suonare le note singole e magari anche improvvisare, allora puoi andare su improvvisazionefacile.com, dove trovi appunto il corso per imparare a improvvisare da zero, ovvero hai già le basi, suoni già con gli accordi e cominci ad improvvisare. Detto questo, andiamo a vedere prima il suono, molto semplice, e poi passo per passo tutte le note. Ok, allora, per quanto riguarda il suono, come ho accennato, è abbastanza semplice. La cosa principale è un overdrive, quindi abbiamo un overdrive con un drive abbastanza aggressivo, quindi magari più di metà di drive. Poi, se vuoi, possiamo aggiungerci un chorus, ok, per dare un po' di suono un po' diverso al classico suono di chitarra e overdrive, e poi per dare un po' di ambiente mettiamo un riverbero, ok? Queste sono le cose che ho utilizzato io. Quindi se ti è piaciuto il suono che avevo all'inizio nella demo, puoi riprodurlo in questo modo. Ovviamente dobbiamo utilizzare, se possibile ovviamente, una Stratocaster, perché la chitarra di Richie Blackmore era una Fender Stratocaster, aveva i tasti scaloppati, scalloped. Ho utilizzato, perché ho visto qualche live in cui suonava con il pickup al manico, quindi anch'io ho utilizzato il pickup al manico, ok? Quindi selettore dei pickup verso l'alto per selezionare questo, ok? In realtà ho visto che per esempio cominciava a fare l'assolo a volte con il pickup al ponte, e poi quando andava a fare la parte, ok, questa qua invece la faceva con il pickup al manico, invece partiva con il pickup al ponte, quindi dipende, in realtà anche lui non è che l'abbia fatta sempre uguale, però secondo me la cosa migliore sarebbe usare sempre, per tutto l'assolo, il pickup al manico. Ok, adesso andiamo a vedere il tutorial vero e proprio. Ok, molto bene, andiamo a vedere nota per nota, passo per passo, come suonare questo assolo, molto molto interessante, che ci divertiremo molto a suonarlo. Allora, si parte con questa frase qui. Ok, questa è la prima parte che vediamo ed è fatta in questo modo. Allora, dodicesimo tasto, quindi partiamo con un re, ok? Dodicesimo tasto della corda di re, quindi quarta corda. Poi abbiamo il decimo tasto della terza corda, e poi con l'anulare andiamo a fare questo bending. È molto scomodo, questo inizio di assolo è un po' scomodo da suonare questo tipo di note, questa sequenza di note. Comunque andiamo a fare questo bending che da il tredicesimo tasto dovremmo andare a beccare la nota al quindicesimo tasto, quindi. Però come senti anche il bending? Il bending si sofferma molto sulla prima parte e va in ritardo a beccare la nota che andiamo sul quindicesimo tasto, quindi non è questo, ma è questo. Si sente molto la fase iniziale del bending, ok? Quindi andiamo a fare questo. Quindi ripetiamo, però qua ci fermiamo quasi subito per tornare al decimo tasto della terza corda, quindi. A questo punto facciamo questo bending dal dodicesimo tasto della prima corda
al tredicesimo, quindi andiamo a fare il Fa, andiamo su di mezzo tono e andiamo a fare questo. Quindi abbiamo detto bending di mezzo tono, torno sul Mi, quindi sul dodicesimo tasto della prima corda, vado sul Re, decimo tasto della prima corda, poi vado al tredicesimo tasto della seconda corda e poi vado al decimo tasto della terza, quindi qua è difficile perché abbiamo una nota per corda, quindi prima corda, seconda corda, terza corda. E poi abbiamo anche un'altra corda, quindi quarta corda al dodicesimo tasto. E poi facciamo questo mini bar re per andare a beccare il dodicesimo tasto della terza corda, quindi... E poi torniamo sul decimo tasto della terza, ok? Ok, questa cosa la ripeto per due volte. A questo punto andiamo a fare questo bending dal ottavo tasto della seconda corda per andare a beccare la nota del decimo, che sarebbe appunto il La. E facciamo un vibrato alla fine e continuiamo su questa nota. Perché poi andiamo a fare una cosa di questo tipo. Ok? Che è semplicemente una discesa sulla scala di blues, quindi... Poi andiamo a fare questa nota, ok, che è il settimo tasto della seconda corda, quinto tasto della seconda corda, poi andiamo a fare 8, 7, 5 della terza, ok. E qua giochiamo sulla pentatonica di La minore, che è... E a questo punto facciamo questo passaggio, se vogliamo farla proprio come l'originale. Ok. Partiamo così. E praticamente la sequenza di note è... praticamente la sequenza di tasti, scusa, è terza corda, quinto tasto, settimo tasto, quarta corda, quinto tasto, quarta corda, e andiamo avanti in questo modo. Ok, a questo punto torniamo a fare questo bending dall'ottavo al decimo tasto della seconda corda, perché poi abbiamo appunto questo. La parte diciamo più famosa dell'assolo. Quindi per fare questa parte qua, adesso rivediamo un attimo l'ultima parte, quindi... E poi si parte. Ok, qua dobbiamo fare praticamente dall'ottavo tasto della prima corda bending, che è di un tono quasi, torniamo giù, quindi all'ottavo tasto, e andiamo a fare quinto tasto prima corda, sesto tasto seconda, settimo tasto terza, ok, in sequenza e non insieme, non così, ma ok. Io per esempio faccio una sweepata praticamente, cioè nel senso un economy picking, cioè vado sullo stesso verso, vado verso l'alto con il plettro e non faccio la plettrata alternata, quindi... La seconda e la terza corda la faccio tutta verso l'alto con il plettro. Lo ripeto. Poi faccio l'altra...
diciamo sequenza di note è questa, quindi si parte uguale, ok, poi vado sul sesto tasto della prima corda e ottavo tasto della seconda e settimo tasto della terza, quindi lo rifaccio due volte come prima. La terza sequenza di note è, ok, quindi abbiamo sempre questo bending quasi di un tono che parte dal decimo tasto, torna indietro, quindi faccio il decimo tasto proprio della prima corda, ottavo tasto sempre della prima e faccio un mini barré, quindi perché devo suonare lo stesso tasto però della corda più in alto, quindi la corda numero 2, la seconda corda, quindi sempre all'ottavo tasto faccio, e poi abbiamo il nono tasto della terza corda. Ok, e concludo con questa serie di bending più nota. Allora, adesso te la spiego. Praticamente cosa succede? Allora, lo possiamo fare sia qui, che sarebbe più corretto, e io invece per comodità lo faccio qui. Ok, te la spiego come sarebbe l'originale, ok? Quindi qua. Praticamente cosa andiamo a fare? Dal dodicesimo tasto della terza corda vado a fare questo bending, ok, di un tono. Allo stesso tempo suono la nota che in realtà sarebbe la nota target sulla seconda corda al decimo tasto, quindi questa nota qua sarebbe questa, quindi la vado a fare insieme, quindi bending di qua, qua rimango fermo e senti che vibra un po', ok, il suono, ok, ed è un effetto creato apposta, quindi è una cosa molto interessante questa che molti utilizzano, ok, nei propri assoli, okay. Ok, e qua viene fatto un semitono alla volta per quattro semitoni, quindi vado sempre più su di un semitono, ok, quindi mi sposto di quattro posti, ok. Rifaccio la parte di prima, però con una leggera variante, infatti facciamo così. A questo punto facciamo un doppio. Ok, quindi. A questo punto, ok, quindi hai capito la mini variabile, andiamo a fare a questo punto la parte, diciamo, veloce, che è fatta in quartine, anche se le note sono tre per ogni posizione, ok? Quindi abbiamo... Ok, questo schema andiamo a studiarlo bene, ovviamente con il metronomo, e andiamo a fare allora, la prima volta 5, sempre sulla prima corda, è tutto sulla prima corda, 5, 6, 8. Ok, quindi 5, 6, 8, dove l'8 lo facciamo due volte, quindi... Ok, perché sono quartine. Ok. Quindi velocemente viene così, insomma. Dopo ci spostiamo su 6, 8, 10. Ok. Andiamo avanti così. Dopodiché 8, 10, 12. Ok. Arrivati a questo punto c'è questa sequenza qua. Ok?
Quindi questa sequenza qua la facciamo in questo modo, due volte al 17° tasto della prima corda, ok, e due volte la corda vuota di Mi, ok, dopodiché facciamo 16, 15, 0, 0, ok, andiamo avanti così andando indietro sempre di 1, quindi indietro di 1, ok, indietro di 1, ancora. Quando arriviamo con il medio, ok, sul nono tasto della prima corda, abbiamo finito, quindi. E ricominciamo la parte di prima. Poi si rifà tutto, si rifà anche questa parte qui. Quando si arriva però al nono tasto come prima, ritorniamo su e ripartiamo dal 12° tasto. A questo punto ritorniamo su e facciamo una nota alla volta. Ok, ci fermiamo al 7 perché poi abbiamo questo. Ok. Che sarebbe appunto anche questo, una cosa molto blues, ok? Che andiamo a fare il bending dall'ottavo tasto per prendere la nota del decimo tasto, quindi un tono. Qua abbiamo andiamo a suonare subito dopo il quinto tasto della prima corda. Torniamo sul ottavo tasto della seconda corda e facciamo questa discesa. Ok, quindi 8, 7, 5. Facciamo la stessa cosa sulla terza corda, quindi 8, 7, 5. E concludiamo con una cosa di questo tipo. Una cosa di questo tipo, ovvero settimo tasto, quarta corda, settimo tasto, terza. Quinto tasto, terza corda, e poi settimo tasto, quarta corda. Quindi. Una cosa di questo tipo, ok? Lo rifacciamo un'altra volta e concludiamo l'assolo con la nota Do al quinto tasto della terza corda. Quindi e facciamo un bel vibrato molto aggressivo, ok? Bene, e con questo abbiamo concluso lo studio di questo fantastico assolo. Bene, spero che questo tutorial ti sia piaciuto, io mi sono divertito molto a provare a fare questo assolo che secondo me è uno degli assoli più belli della storia del rock. Richie Blackmore ha fatto sicuramente un capolavoro. Spero ti divertirai molto a provare a suonare questo assolo, ti ricordo che il link è in descrizione per poter scaricare la tab e la base. Ci vediamo su chitarrafacile.com e mi raccomando, l'importante è divertirsi. Un saluto a tutti gli strimpellari, ciao!